A causa dei rincari, negli ultimi 2 anni le famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno subito un aumento della spesa per beni e servizi pari a 2.400 euro. Una vera e propria stangata. Un dato, quello snocciolato da Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre, che certifica il peso dell'inflazione sulle tasche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Se infatti la spesa annuale per famiglia nel 2021 ammontava a 23.910 euro, nel 2023 è salita a 26.275, più 9,9%. In questo ultimo biennio l'aumento medio mensile è stato pari al 197 euro. In Friuli Venezia Giulia i rincari più importanti hanno interessato le bollette di luce e gas più 66%, i prodotti alimentari più 21% e i trasporti con un aumento superiore al 20%. L'aumento generalizzato dei prezzi, infatti, ha provocato una perdita di potere d'acquisto che non si ricordava da almeno 25 anni. Ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nei centri storici e anche nelle periferie il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con saracinesche abbassate sono in costante aumento. Con meno negozi di prossimità diminuiscono i luoghi di socializzazione, penalizzando soprattutto gli anziani, una platea sempre più numerosa della popolazione italiana che conta più di 10 milioni di over 70. Tornando al caro vita, secondo le proiezioni del centro studi Mestrino, il peggio dovrebbe essere alle nostre spalle. Nel 2024 l'inflazione dovrebbe rallentare e registrare una crescita media inferiore al 2%, in linea con i livelli attesi anche nel resto d'Europa, che dovrebbero indurre la Banca Centrale Europea a diminuire i tassi di interesse. Ciò a patto che però la situazione internazionale, vedi la crisi di Suez conseguente al conflitto in Medio Oriente, non determini sul lungo periodo una nuova ondata di aumenti.